La salute mentale in età evolutiva, un po' sempre nella vita, ma in età evolutiva assolutamente tantissimo, non dipende solo da come sta l'individuo, ma come dipende anche da come sta tutto l'assetto sociale intorno a sé. È proprio un'ottica biopsicosociale e questi sono i determinanti di salute, le scuole, le occasioni di aggregazione, le esperienze che i bambini fanno. Noi abbiamo rilevato che i nostri bambini, i bambini spesso con disabilità oppure con difficoltà importanti, faticano a frequentare le occasioni del territorio o per problematiche proprio di accesso, perché non reggono magari il confronto nel gruppo. Allora, ci siamo mossi un po' sull'idea di una frustrazione, che quello che riuscivamo a fare negli ambulatori non era abbastanza per loro, non poteva risolversi in una visita, in un intervento riabilitativo. E le associazioni del territorio a Ferrara hanno risposto tantissimo, per cui sono nati un sacco di progetti esperienziali che vengono fatti con questi bambini, che sono esperienze a cavallo, che sono esperienze di pep therapy con i cani o di incontri assistiti con animali, esperienze di voli virtuali con i droni. Abbiamo tante occasioni anche col Comitato Paralimpico di poterli mettere in collegamento con le realtà del territorio adatte ad accogliere i bambini con difficoltà e disabilità. Le associazioni del territorio hanno risposto offrendo tutta una rete di attività anche grazie al volontariato. Ad esempio l'associazione Il Volo, esperta di comunicazione aumentativa alternativa, ci ha implementato le biblioteche sia nei servizi e da poter usare questi libri adatti alla comunicazione insieme ai genitori. Immaginiamoci cosa vuol dire offrire un laboratorio di lettura fra un genitore e un bambino grave, gravissimo, con il quale magari è difficile trovare spazi di gioco insieme. Invece questo è stato possibile grazie a questi libri. Oppure l'associazione Giulia che ci ha offerto la musicoterapia, quindi la possibilità di questi incontri specifici per bambini molto particolari che possono godere di questo. L'associazione Oltre le Nuvole che ci offre la possibilità di esperienze assistite con gli animali, con i cani, anche presso il loro centro cinofilo e anche con una stampante 3D e la tanta fantasia che hanno, la possibilità di costruire giochi adattati per bambini che magari in altro modo non avrebbero la possibilità. Poi abbiamo anche Vola nel Cuore che ci offre l'ippoterapia presso un maneggio, le ali del vento, e anche sta contribuendo insieme anche ad altre associazioni alla costruzione di un meraviglioso giardino proprio qui nell'ala della Casa della Salute di Ferrara, che sarà adatto all'apprendimento dell'uso delle carrozzine per i bambini con difficoltà motorie e anche sensoriali, bambini con autismo. Un progetto meraviglioso, molto in stato avanzato di lavoro. E poi anche grazie al link con il reparto della pediatria di Cona dell'oncoematologia abbiamo collaborato con AIL che ci ha dato questa risorsa insieme a noi di psicologo anche per sostenere i genitori nei bambini magari che sono nella necessità di cure palliative pediatriche. Quindi sono tante tante le iniziative, il Comitato Paralimpico per chiudere anche in bellezza ci aiuta facendo lui stesso link col territorio con tutte le realtà sportive nei quali i nostri bambini possono essere inseriti, dal tiro con l'arco alla piscina, al rugby, a tante tante iniziative, tantissime che possono accogliere questi bimbi. Perché le esperienze sono così importanti? Perché ti vanno a creare dei circuiti emozionali, cerebrali, che sviluppano e portano avanti la stima di sé, la consapevolezza di riuscire a fare qualcosa. E questo è il problema della carenza esperienziale, che un bambino in genere rimane passivo oppure non può mettersi alla prova in situazioni stimolanti. Un bambino con difficoltà è soprattutto un bambino che ha quindi le stesse necessità e gli stessi bisogni degli altri. E quindi noi veramente come servizio assistiamo anche a questa messa in moto spontanea che ci riempie davvero di gioia, alla quale collaboriamo con tanto piacere e che con le famiglie condividono con noi.